Professore Bonci, lei è un neuroscienziato di fama mondiale, vive da molti anni in America, ma è di queste parti. I suoi genitori di Casteldelci, un borgo proprio vicino a Rimini dell'anno 1000, e lei qui a Rimini ha vissuto tutta la sua giovinezza. In questa biblioteca, la Biblioteca Civica Gambalunga, è nato il suo amore per la medicina. Verissimo. Le mie estati sono state passate infatti tra Rimini e Riccione, dove i miei genitori avevano un piccolo hotel, e Casteldelci appunto. Quindi quello che ho ereditato è la bellezza di questi posti, un grande rispetto da parte del mio papà e della mia mamma per la cultura che purtroppo non hanno mai avuto la possibilità di coltivare. Infatti tutti e due hanno lavorato sin da quando erano bambini, essendo molto grandi, diciamo, tra i fratelli e sorelle. E anche se avevano solamente studiato fino alle scuole elementari, mi hanno sempre incoraggiato a volare, incoraggiato a leggere, studiare, fare quello che preferivo. E infatti qua ho passato più estati a leggere libri di medicina, di psichiatria, per cercare di capire i comportamenti complessi delle persone più che fare altre cose. Quindi qua è nata la mia storia e mi sento veramente fortunato ad avere le radici in questo posto ed aver avuto la possibilità poi di volare nel resto del mondo. Attraverso tecnologie innovative come la TMS e un approccio personalizzato e multidisciplinare possiamo finalmente offrire anche in Italia quello che offriamo in America. Brain & Care rappresenta oggi il meglio che la scienza e la medicina possono offrire in un ampio spettro di patologie quali ansia, depressione, fatica post-Covid, dipendenze, morbo di Parkinson e deterioramenti cognitivi. Sono Antonello Bonci, direttore scientifico di Brain & Care. La filosofia e l'anima della nostra clinica è quella di offrire il meglio che la scienza, la medicina e la psicologia possono offrire al giorno d'oggi, assieme alla presa in carico personalizzata e completa di ognuno dei nostri pazienti, perché ogni paziente è un mondo unico. Sono Gabriele Zanardi, sono il responsabile dell'area psicologica e neuropsicologica di Brain & Care. Quello che è il nostro approccio multidisciplinare e integrato è una metodologia che serve per raccogliere tutti quei fattori che caratterizzano il nostro paziente per costruire un approccio squisitamente sartoriale. Questo ci permette di individuare tutti quei fattori rilevanti al benessere della persona, dei propri chiari, e inserirlo in un progetto di accompagnamento longitudinale di comprovata efficacia. Antonello Bonci, neuroscienziato di fama mondiale, neuropsicofarmacologo e direttore scientifico del Brain & Care. Professore, non tutti sanno che la stimolazione cerebrale ha una storia lunga oltre 2000 anni, vero? Assolutamente, la storia del concetto di stimolare il cervello con l'elettricità inizia infatti con Ippocrate. Ippocrate usò infatti pesci elettrici, cioè lamprede, posti sulla fronte dei pazienti per alleviare il dolore da cefalea, ad esempio, o da altri sintomi. Dopodiché saltiamo al 40 d.C., Scribonio Largo, medico dell'imperatore Claudio, dove lo stesso concetto viene riproposto, cioè pesci elettrici sulla fronte dei pazienti per aiutarli nei casi di dolore da cefalea. Silenzio nel Medioevo buio fino al 1771, quando Luigi Galvani usa il concetto di stimolazione elettrica per provare a resuscitare topolini. Dopodiché nel 1985 in Inghilterra arriviamo al culmine. Finalmente la stimolazione magnetica transcranica viene adottata ufficialmente per aiutare pazienti con depressione farmacoresistente. L'obiettivo è di portare il meglio degli Stati Uniti in Italia e il meglio dell'Italia negli Stati Uniti, affinché tutti i pazienti, indipendentemente dalla sede che sceglieranno, abbiano lo stesso standard altissimo di qualità e di trattamento che caratterizza la nostra Brain & Care. Per fare tutto ciò abbiamo un'eterogeneità di colleghi, di collaboratori che spaziano in diverse aree della medicina, ma che seguono tutti lo stesso fil rouge che li accompagna all'interno di una filosofia Brain & Care, per cui ognuno di quei pezzi
risulta essere un elemento fondamentale per un puzzle molto più ampio che vogliamo portare a servizio dei nostri pazienti.